Benvenuto esploratore, ci rivediamo. Oggi è uno speciale perché, come tutti sanno, in questo periodo dell'anno, precisamente in questo momento, il 31 di dicembre, c'è il Lucca Comics. E Halloween, sì, ovviamente. Ma bando alle ciance, non metterò niente sullo sfondo apposta, non mi metterò a fare decorazioni per uno speciale di Halloween. Primo, perché non ho decorazioni di Halloween in casa, e secondo, perché non ho intenzione di comprarle appositamente per fare un video e non usarle mai più. Ma per rimanere in tema, invece parleremo di una delle piante, che non è un albero, per questo è uno speciale, più assolutamente riconducibili a una festività, e cioè la zucca. Ma prima di parlare della zucca vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina, mettere mi piace se il video vi è piaciuto e commentare facendomi sapere un po' qualcosa, almeno io so anche dove andare sempre a parare nei miei video. E tra l'altro, per la prima volta, forse unica, non ho bisogno di portarvi delle immagini rubate da internet in qualche posto, anche se tendo a citare le fonti, ma posso recuperare qua dallo scatolone fabbricone, come, non lo so, Tonio Cartonio, le mie zucche. Quindi si va con la zucchina piccina e la zucchina lunga, che sono due varietà di zucca che non si chiamano così, ovviamente non si chiamano piccina e lunga, però accolliamocene. La zucca nella cultura di massa è una pianta molto interessante, prima di tutto perché la prima cosa a cui le collegate, oltre ad Halloween, ovviamente, che io pronuncio Halloween, ma forse si pronuncia Halloween, non lo so, è la fiaba di Cenerentola. Ma non è così distante la motivazione tra Halloween e Cenerentola, il motivo della zucca. Senz'altro, nel film Disney vi ricordate che la zucca diventa istantaneamente grande una carrozza con dei cavalli, che in realtà i cavalli poi sono i topi, no? Ok, anche se, vabbè, non andrebbe così nella storia. La parte che ci interessa a noi, cioè della zucca, cioè di una zucca in questa maniera, è il fatto che diventi la carrozza, ok? La carrozza della zucca, la zucca carrozza, insomma, fate voi, deriva dal fatto che comunemente si considera la zucca un alimento vuoto. Di fatto, se voi battete sulla zucca, sembra vuota, anche se in realtà è piena di semi. E nella fiaba originale, tra l'altro, questi semi vengono proprio tolti dalla fata. È una fata? Sì? È una strega? Una fata. Vengono tolti dalla fata proprio per rendere possibile il fatto che poi, una volta ingrandita, perché è effettivamente una zucca e non una carrozza, Cenerentola ci potesse entrare dentro, e quindi c'è stato anche un lavoro di ripulitura dell'alimento, o insomma della verdura. La proprietà della zucca di essere piena di semi, anche se all'apparenza vuota, è spesso ricollegata proprio all'aldilà, e cioè al punto di rinascita. Anche la zucca di Cenerentola è una rinascita per la stessa, di fatto è il mezzo che la trasporta a diventare un qualcosa che non è, da schiava della madrina a principessa. E per lo stesso principio, anche per Halloween la zucca è un simbolo, perché è il simbolo di rinascita dei morti, dell'unione del mondo terreno e del mondo non terreno. Infatti questa cultura, non so se lo sapevate, ma è celtica, quindi viene proprio dall'unione, dal rimescolamento nel capodanno celtico del mondo ultraterreno e quello nostro, e quindi dell'incontro delle anime dei defunti e delle anime dei vivi. Da questo rimescolamento per i Celti nasceva nuova vita, quindi un nuovo anno, novità, eh? Infatti era un preambolo dell'inverno, un po' come succedeva per tanti stati, antichi ovviamente, non erano proprio stati, magari erano imperi eccetera, però di solito veniva messo il capodanno a primavera perché era la rinascita. Ecco, i Celti l'avevano pensato all'incontro: la morte è il punto di partenza per poi poter rivivere, e quindi l'inverno, il 31 ottobre, dove iniziava effettivamente il freddo, era il punto di ripartenza per l'anno successivo. Ma parlando dei greci, che a me piacciono particolarmente per le loro leggende, la zucca era consacrata ad Atena. Questo perché Atena era anche un altro nome della luna, della nostra luna, ok? Sapete che tutti i nostri pianeti sono consacrati, tra virgolette, hanno un nome di una divinità romana, questo spesso, ma anche la luna era un altro nome di Atena. E per eccellenza la luna sappiamo che è simbolo di abbondanza e fecondità, proprio come dicevamo prima, appunto,
la zucca. Secondo una leggenda indocinese, invece, la zucca salvò un fratello e una sorella da una grande inondazione. Questa inondazione, un po' come il nostro diluvio universale, distrusse tutta l'umanità, tranne loro che appunto si salvarono. Si sposarono, ebbero una figlia e questa figlia non fu altro che un'altra zucca. Quindi un po' strana come cosa già di per sé. La cosa importante è che dalla zucca nata da questi due fratelli non fu altro che la pianta da cui da ogni seme nacque un individuo nuovo e quindi da cui rinacque l'intera umanità, un po' insomma all'Adamo ed Eva indocinese. Una piccola curiosità per tutte le zucche vuote all'ascolto, questa pianta spesso veniva ricondotta a vari modi di dire, come quello appena citato. Uno dei principi è quello che vi dicevo prima, cioè del fatto che la zucca a sonare sembra vuota, nonostante in realtà sia piena di semi. Ma l'assonanza zucca-testa deriva dal fatto che i contadini usavano le zucche tagliandone la parte superiore e svuotandole come dei cesti, quindi per trasportare alcune cose che gli servivano. Una delle cose trasportate all'interno delle zucche era proprio il sale, e quindi non avere sale in zucca era sinonimo di non efficienza, quindi non trasportare niente, non essere utile, e quindi fare qualcosa di stupido, eh? Ok? E da lì appunto il modo di dire. Bene, per adesso abbiamo finito, non ci sono così tante cose da dire sulla zucca, che in realtà è un ortaggio che comunemente mangiamo e consumiamo, e quindi mi fermo qua. Ma vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di mettere un mi piace e magari, non lo so, anche commentare, come dicevo prima. Se inoltre volete iscrivervi e supportare il canale, fatelo liberamente perché io apprezzerò molto.